Il consorzio di Proloco dal Sile al Piave, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, presenta il progetto 700 anni sotto il cielo di Dante, un viaggio ideale attraverso luoghi simbolici del nostro territorio, valorizzati a partire da alcune terzine significative del sommo poeta. Il nostro viaggio ha inizio dal parco Anna Frank in località Camemo, a Novente di Piave. Siamo di fronte ai versi più famosi della Divina Commedia, quelli che forse tutti noi conosciamo a memoria. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. In questa apparente discordanza grammaticale è come se Dante ci dicesse: racconto la mia vita, ma in fondo sto parlando anche della vita di tutti voi. Il viaggio che ho compiuto, gli incontri fatti, le esperienze vissute sono state una risposta alle mie domande, ma sono domande che risuonano identiche dentro il cuore di chiunque. Davanti a questo cammin di nostra vita occorre dunque scegliere, occorre decidere se accogliere o meno l'invito che Dante ci rivolge a seguirlo attraverso i tre mondi ultraterreni: inferno, purgatorio e paradiso, consapevoli che si tratta soprattutto di un viaggio dentro di noi, un percorso fino al fondo di noi stessi, guardando in faccia le nostre fragilità, i nostri errori, le nostre insicurezze, perfino il nostro male. Unica condizione, ci insegna Dante, per un reale cammino di risalita verso la piena realizzazione di noi stessi. Tutto ha inizio nel 1300, anno del primo giubileo della storia cristiana. Anno in cui Dante compie 35 anni e quindi, secondo la Bibbia, è a metà della sua vita. Anno in cui viene eletto tra i priori del comune di Firenze e quindi all'apice della sua carriera politica. Nel momento in cui egli avrebbe potuto ritenersi soddisfatto dei propri traguardi, invece ci parla di selva oscura, di smarrimento, di tre belve che gli impediscono di andare avanti nella vita. La lonza, simbolo della lussuria, il leone che rappresenta la superbia, la lupa che richiama la cupidigia e l'avarizia. È come se ci dicesse: all'apparenza va tutto bene, ma in fondo si chiede cosa voglia dire veramente impegnarsi per il bene comune, cosa voglia dire amare, perché le cose finiscono o muoiono, perché esiste il male. Sono domande più che mai aperte e rispetto alle quali normalmente Dante e noi con lui siamo immersi nel buio, nella selva oscura, appunto. Quindi la vita così vissuta, senza che se ne colga un senso, diventa un inferno già su questa terra, e ciascuno di noi sa bene quali sono gli inferni che lo spaventano o lo soffocano. Il problema è allora che qualcosa o qualcuno venga ad illuminare l'esistenza ancora prima che nell'aldilà, nell'aldiquà. Dante non scrive per raccontare ciò che sarà. Egli mette a tema la vita di tutti i giorni per aiutarci a vivere ora da uomini. Il cammino della Divina Commedia parte da qui.